Pomeriggio amici di Legnano News, oggi mi trovo qui con Matteo Bonissi. Buongiorno a tutti. E Raffaello Manoli. Buongiorno. Che sono rispettivamente il capo direttore e fondatore di Industry Goto Space e il direttore del settore ricerca e sviluppo, sempre appunto di Gotos. Come è nato dunque questo progetto, Matteo, che prima era soltanto un'idea, una proposta, mentre ora è qualcosa di concreto, di tangibile, la vostra idea di lanciare appunto nello spazio a prezzi molto ridotti questi nanosatelliti? Noi siamo nati all'interno del Bernocchi come gruppo amatoriale scolastico e contavamo all'incirca una quarantina di persone, e dopo personalmente ho scelto una decina di persone le più capaci e le più invogliate a lavorare in questo settore per andare a creare un'azienda che in questi mesi stiamo creando e stiamo cercando di far diventare una realtà vera e propria. Oggi siamo qui anche perché poco tempo fa, l'8 di gennaio, voi siete stati invitati a Palazzo della Regione dal vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, in quanto appassionato appunto anche lui di spazio, di settore spaziale. Come è nata questa collaborazione, questo incontro e come appunto avete potuto incontrarlo e renderlo partecipe della vostra passione? Sì, con la scuola siamo andati alla Scala a vedere una premiazione guidata da Sala, dal dottor Sala, e durante il suo discorso abbiamo pensato che eravamo noi la startup e comunque l'industria che lui cercava, e quindi abbiamo deciso di contattarlo, e lui ha un'ora un po' strana, l'ha contattato e è piaciuta come cosa al dottor Sala, e quindi ha deciso di incontrarci. E insieme a lui c'era anche il dottor Arbonetti e abbiamo parlato di noi, e sono rimasti molto colpiti e pensano di aiutarci trovando finanziatori o sono interessati a continuare il nostro lavoro insieme. Quali sono dunque gli sviluppi che vi augurate per il vostro progetto, per Gotospace, nel futuro? Noi abbiamo in programma di lanciare in questi anni diversi razzi sonda, il primo dovrebbe essere lanciato a maggio con anche l'aiuto del nostro istituto, e dopo stiamo sviluppando per lanciare nel 2023 il nostro lanciatore commerciale NanoSatellite Launcher e quindi aprire la nostra azienda al settore aerospaziale. E oltre a questi progetti ne abbiamo molti altri, tra cui tre che pensiamo di brevettare. Stiamo anche già cominciando a contattare industrie e università in giro per il mondo per avere lavori insieme. Molto bene ragazzi, vi faccio tanti auguri per il vostro progetto e tanti complimenti per il vostro progetto e per il vostro futuro. Grazie mille.